che io e due medici legali di parte, uno per noi e uno per loro, verranno a giurare e dopodiché decideranno il giorno che vogliono visitare Sergio per decidere, quantificare il danno, se è permanente o cosa decideranno. E dopodiché ci sarà un'altra udienza e poi speriamo la sentenza. Ecco, suo fratello come sta adesso? Sta migliorando o è sempre Mio nel... fratello bisogna lottare tutti i giorni per mantenerlo com'è. Perché ad esempio l'ultimo intervento a gennaio, siamo stati 10 giorni in ospedale, è stato fermo e quindi lui ha perso 2 mesi. E oggi che siamo a maggio, quindi da gennaio a maggio, comincia oggi a essere quello che era prima. Se ce lo può dire, più o meno quanto avete affrontato adesso economicamente di spese mediche? La cifra precisa non la so, però fatti un conto circa attorno al 1000 euro ogni mese, sono 3 anni quasi, quindi fai il conto cosa ti è già costato. Tanti soldi. E continuerà, è che non posso fare quello che vorrei perché ad esempio vorrei portarlo su alla Maugeri, che parlano che è una struttura a Pavia che a livello logopedico è un'eccellenza. Li ho contattati, dice logicamente tramite ASL non puoi venire perché siamo in un'altra regione, la priorità ce l'hanno quelli della nostra regione, puoi venire privatamente facendo il giornaliero, quindi dalle 9 alle 4 del pomeriggio chiedono 200 euro al giorno, poi devi prendere una casa per la notte, per la sera, ho un minimo di 3 mesi, vogliono fare una cura intensiva per riuscire a valutarlo bene, a vedere cosa si riesce ancora a recuperare, perché si parte dal presupposto che è un uomo di 50 anni, quindi i neurologi che l'hanno visitato pensano che abbia dei neuroni dormienti che si possano svegliare e aiutarlo magari a capire qualcosa in più, perché in questo momento capire più o meno capisce, però poi elabora come un bambino di 3 anni.